Ok, allora, oggi siamo qui, come al solito, in una circostanza catartica. Perché? Perché oggi, secondo me, prende avvio una delle possibili, potenziabili e auspicabili rivolte popolari non violente. Perché? Perché tutto me, diciamo, questa intenzionalità nell'agire e poi nel realizzare è scaturita in me una decina di giorni fa. Perché? Perché sono stato oggetto di una delle tante angherie che nel corso della mia vita ho dovuto tollerare e che tutti i cittadini oramai sono pienamente consapevoli diuturnamente debbono subire. E che cosa è? Cioè, praticamente noi non solo non abbiamo più uno Stato, non solo non abbiamo più uno Stato amico e solidale e tutore dei diritti del cittadino, ma al contrario abbiamo uno Stato vessatore, schiavizzante, usurpatore dei diritti del cittadino e vessatore di professione, istituzionalizzato. E allora ho detto, così non si può andare avanti. Come ho fatto già la mia rivolta a partire dal 68 e anche prima, e poi diciamo più o meno rientrata nei ranghi nei corso degli anni e poi diciamo esplosa negli ultimi anni a causa di tutti i fattori che ho enunciato prima, e il discorso è che quindi occorre mai deflettere dalla lotta neanche un momento, perché in qualunque istante noi sospendiamo la nostra azione siamo vittime del soprusso istituzionale. E allora che cosa c'è di soprusso istituzionale se non la detassazione delle tasse non dovute o comunque non rientranti nel rango della legittimità e della legalità? Noi oggi siamo osservatori e anche oggetto, quindi obiettivo, target ben preordinato e stabilito del sistema fiscale finanziario organizzato nel Senato, avendolo firmato i nostri cari governanti, ma su ordine e ispirazione dei signori della grande finanza internazionale, che devono rastrellare quanto più denaro possibile dalle nostre povere tasche, dalle nostre povere rendite, dalle nostre povere risorse, dai nostri beni ricevuti in eredità e quant'altro. Allora, una delle fonti di rapina più grandi e istituzionalizzato è il sistema della cartolarizzazione, che è stato messo, pensato e istituito nella sua fase attuale a partire dal 2000-2001, partendo dal decreto Bersani e poi a seguire i signori cosiddetti della sinistra, che tutto sono forse di sinistra, perché la sinistra dovrebbe tutelare le classi proletarie, così aveva detto il padre di tutte le sinistre, il signor Carlo Marx, che lui non era proletario, però non era, e non era manco italiano, vabbè. Comunque, il discorso è che c'è questa operazione in corso dal 2001 che ha sottratto dalle tasche degli italiani cifre inimmaginabili. Non ve lo dico per non spaventarvi, ve lo dirò in una delle prossime interviste che faremo nei prossimi mesi. E quindi il discorso è che hanno talmente istituzionalizzato la cosa, per cui basta che un creditore istituzionale, che può essere la banca, l'assicurazione, la finanza, oppure gli organi dello Stato nei suoi enti periferici, enti locali e istituzioni di vario genere, tipo per esempio anche il fisco stesso, che attraverso una serie di procedure che non so dire perché la cosa è ovviamente complicata, ma che ha portato a in estrema sintesi a un processo di questo genere. E cioè, io dichiaro, a prescindere che sia vero o non sia vero, io ente periferico, come dicevamo qui, dichiaro che il tizio Giorgio Vitali piuttosto che Orazio Fermiani mi devono
2.000 euro per una multa, per una tassa non pagata, per un adempimento non adempiuto, e lo metto nelle cartelle esattoriali. Il fisco che cosa fa? Controlegge, che poi vedremo che cosa è, perché è controlegge. Il sistema prevede questa procedura. Io emetto questa cartella, la cartella viene, dovrebbe essere notificata da un messo comunale o da un agente ad hoc del fisco, un ufficiale giudiziario, e invece viene data delega, e poi vediamo che cosa implica questo, alle Poste Italiane S.p.A., che è una società per azioni, pure se di proprietà completamente del Ministero del Tesoro, ma comunque insomma viene data delega a questa gente che non avrebbe competenza, viene notificata al Tanghero, il Tanghero si spaventa e paga 95 volte su 100, per non dire 99 su 100. E lo Stato fa cassa, la grande finanza internazionale fa cassa, perché tutte le tasse, sappiatelo bene, vanno a finire nelle tasche della grande finanza internazionale. Attraverso la BCE. Sempre attraverso la BCE, ma anche la quale immediatamente le passa a loro signori. Attraverso Warburg, attraverso Rothschild, Rockefeller, Morgan Stanley, eccetera, eccetera. Federal Reserve. Eccetera. Quindi il concetto che cos'è? Per finire la rappresentazione. Quindi il povero disgraziato paga. Quei pochi invece cittadini ancora col cervello al posto suo, sulle spalle, come si diceva una volta, e con le palle di ferro, e con le palle in mano, belle tosse, sode, fanno reazione e propongono ricorso. Il 100% dei ricorsi, salvo qualche giudice colluso e corrotto, viene vinto dal ricorrente. Perché? Perché la realtà dei fatti è che questi signori non solo sono in mano alle multinazionali, abbiamo detto, della finanza internazionale, ma addirittura sono contro legge, perché le leggi stabiliscono tutt'altra procedura. Il decreto Presidente della Repubblica 602 del 1973, all'articolo 26, dice che l'unico soggetto autorizzato, legalmente autorizzato, e quindi come la procedura è legata al processo, non basta che il processo sia stato prodotto correttamente e legalmente, ma occorre che pure la procedura che poi segue al processo deve essere legale e condotta secondo le regole della legge. Perché se no che cosa succede? Succede che tu, non solo è nullo il processo, la procedura di consegna, di notifica, eccetera, ma è nullo anche il processo, cioè tutto quello che era prodromo a tutta l'azione che poi al procedimento che poi che ricordiamo con sempre la notifica. Attenzione, ricordiamo sempre che i vari procedimenti messi in atto dallo Stato devono essere ovviamente conseguenziali con norme procedurali ben chiare e ben precise, altrimenti non viviamo in uno Stato bensì in una giungla nella quale la parte delle tigri e dei leoni e degli scimmioni. Noi dovremmo essere uno Stato di diritto. Esattamente. Stato significa questo. Lo status latino è lo Stato creato e concepito e mantenuto secondo le regole del diritto. Esattamente. Perché se non è così, non è uno Stato. Non può essere uno Stato. Oh. Allora, siccome questi continuano a dire che noi siamo lo Stato si regge secondo delle ben precise se no è la giungla che ci si dà a noi cittadini, perché ricordiamo sempre che i padroni finali e gli utilizzatori finali delle regole, delle leggi, sono i cittadini. Quindi siamo noi che stabiliamo le leggi attraverso il nostro, i nostri deputati, i nostri delegati, i nostri rappresentanti, ma siamo noi che lo decidiamo, o quantomeno dovrebbe essere così.
Allora, per tornare al discorso della procedura... Tra l'altro c'è un'altra cosa da aggiungere, che uno Stato non può mai eludere specifiche procedure. Cioè tu non puoi fare una cosa che... Attenzione, che non solo è contra legge, ma è contra logicam. Ma aspetta. Quindi la legge deve essere sempre incardinata in un principio logico. È previsto espressamente nell'articolo 54 della Costituzione, quindi non è che diciamo l'ultimo regolamento della delibera, che ne so, del condominio, è una legge, articolo dello Stato, della Costituzione, l'articolo 54 della Costituzione, che dice che chi gestisce il potere deve conoscere le leggi, rispettarle e non solo, farle rispettare. Quindi noi ci abbiamo oggi un vulnus di questo genere. Per tornare quindi al discorso, noi ci troviamo ad avere circa 10 milioni di cartelle esattoriali all'anno, il che significa una cifra spropositata. Cioè, vi dico ad esempio che la cartella media sta attorno ai 2000 euro. 2000 euro per 10 milioni, quanto fa? Provate a pensarci sopra. Fatevi da solo il calcolo, che in questo momento voglio subire l'altro discorso. Quindi, il concetto è: lo Stato, per esistere, deve procedere secondo il diritto, deve quindi procedere secondo le regole, secondo le leggi, e quando non applica le leggi tutto il procedimento che è stato instaurato e incardinato diventa nullo. Nullo significa che è come se non esistisse, sia mai esistito, non che bisogna fare un ricorso e poi vincerlo, ma semplicemente è nullo de facto, cioè semplicemente è nullo in sé. Così come chi elude il codice di procedura civile e penale, per cui il ricorso che eventualmente un avvocato maldestro ha fatto senza tenere conto gli elementi essenziali del codice procedurale è nullo, il ricorso non vale niente. Certo. Allora, quindi che cosa è successo? Che quei poveri, piccoli, effimeri numeri di cittadini che fanno ricorso, comunque vincono. Allora, io su questa base ho voluto fare, diciamo, prendere 3 o 4 pesci con uccelli con una pala. Che cosa ho fatto? Ho detto, questo sistema deve finire. Allora, stranamente, la cosa incredibile è che quindi di condanne della procedura, della illegalità e della nullità della procedura sono state fatte a iota. Io ne ho documentate 17 in questa denuncia, perché sono 17 che confermano tutte la stessa nullità dovuta alla procedura di notifica attraverso raccomandata. Non so, a me l'altra, 2 settimane fa mi è arrivata una notifica di un pagamento di una multa del 2001 fatta per lettera normale dal comune di Piano Romano. Mi sono fatto una risata, ovviamente, perché è prescritta da almeno 6 anni, però questo per dire che l'infamità non ha limiti, insomma, no? E ovviamente l'ho aggiunta all'elenco delle altre che ho rifiutato e per cui adesso sto facendo questo. Che cosa succede, quindi? Che queste 17 sentenze di condanna sono delle pietre miliari, perché non è una sentenza, sono 17 sentenze per lo stesso identico motivo, per una procedura messa a regime. Cioè, non esiste più il nesso comunale o l'ufficiale giudiziario che va a notificare casa per casa le cartelle esattoriali, perché per consegnare 10 milioni di cartelle esattoriali quanti ufficiali giudiziari occorrerebbero e quanto costerebbe di gestione? Siccome ovviamente non avrebbe una redditività per chi fa queste operazioni di franchising come Equitalia, perché cioè di factoring, scusate, non sono sbagliato, il factoring che cosa è? Allora, Equitalia che cosa fa? Come tutti le cosiddette agenzie di recupero dei crediti, come funziona? Va all'asta
il blocco del credito, per esempio, del titolo delle entrate, oppure il blocco di un ente statale, che ne so, che ha degli insoluti che gli utenti non pagano o altro, che cosa fa? Va all'asta, ci sono 3, 4, 5, 10 concorrenti, chi fa la maggiore offerta, ad esempio, non so, 100 milioni di asta, di valore del cosiddetto credito da esigere, e uno fa un'offerta, non so, da 20 milioni, l'altro da 30, l'altro da 40, per cui alla fine i 100 milioni si pagano anticipando una cifra allo Stato del 20-30%. Ne consegue la totale aleatorietà del concetto di tassa, perché se la mia tassa può essere acquistata a 4 soldi, non è detto che io te la debba dare. No, ma e tu compri le mie tasse a 4 soldi e poi mi chiedi il doppio a me. Ci facciamo un altro video su questo, perché il discorso è molto complicato e andrebbe approfondito bene. Voglio terminare il concetto così non annoio troppo la gente. Allora, che cosa succede? Che questi 10 milioni di cartelle esattoriali vengono prese ad esempio da Italia o anche da altri, perché ci sono altri operatori anche nel settore, e queste cartelle poi vengono spedite tramite raccomandata attraverso Poste Italiane S.p.A., i quali postini poi disgraziati vanno a consegnare queste notifiche, il che non è possibile, non è legale, perché i postini non sono nella condizione di poterlo fare in quanto non hanno ruolo, non hanno praticamente carica. Si trovano nella stessa situazione di quei poveracci che per 4 soldi vanno a mettere le multe nelle macchine apparentemente in divieto di sosta. Ne parlavamo un attimo fa. Allora, il discorso quindi è questo, che metodicamente, proprio a regime e costantemente, viene commesso un reato aggravato, continuato e in associazione. Perché? Perché metodicamente si va a tentare di estorcere denaro che i cittadini non devono, pure se originariamente erano dovuti, attraverso questa procedura non diventa nullo il procedimento e quindi le ipoteche, i sequestri, i pignoramenti sono tutti in usurpazione di diritto. E questa è la classica metodica dei trafficanti di schiavi. Esattamente. Cioè la metodica, la mentalità, l'atteggiamento di questi signori schiavi, che trafficavano negli schiavi. E mi riferisco esplicitamente a quella razza particolare di persone che trafficava con gli schiavi, soprattutto nell'America del Nord. Esattamente. Allora, il concetto è questo, per concludere. Quindi qui c'è in corso e in svolgimento un reato aggravato, continuato in una situazione a delinquere nazionale, a livello nazionale, che mette in ginocchio la cittadinanza e che viene fatta in usurpazione di diritto, cioè vantando dei crediti che in realtà non esistono più, quindi in tentata estorsione, in estorsione, in usurpazione, in usura, in furto, in rapina, e tutto questo viene denunciato. Per cui io qui faccio un appello anche alla magistratura, in cui dico: cari signori magistrati, vi siete stufati di essere presi per il culo oppure vi piace? Da piacere che nonostante le sentenze, questi o tutte di condanna, questi signori continuano imperterriti a fare il loro sporco mestiere di usurai schiavisti, sbasandosi soprattutto sull'analfabetismo, l'ignoranza e il terrore pauroso dei vigliacchi, la credulità popolare. Esattamente. Io sono ministro, sono il direttore dell'ufficio generale delle entrate, io sono il signor Befera, sono il signor Pincovalla e faccio come cazzo mi pare. Questo non si può fare in uno stato di diritto. Esattamente. Finito.